E solo che con l'account delle bambine non riuscivo a entrare, quindi Io ti immaginavo tipo Ralph spacca tutto, no? Quando si perde su internet, inizia, fa tutte le challenge, combatte. Una roba del genere. Mamma mia. Bene, allora come Ma state? bene, ma mi sentite bene o mi metto in cuffia pure io? No, io ti sento bene. Sì, anch'io, no, bene. Sì. Sembri meno professionale senza cuffie, però dai, ce lo facciamo andare bene. Allora, perfetto. Allora, Arnold, andiamo subito al sodo. E da cosa partiamo? Dagli open. Facciamo open e classic in questo video, ok? Poi se riusciamo col tempo analizziamo pure le categorie femminili e men's physique, però intanto magari concentriamoci su questo, che sono quelle che fanno, sono un po' più calienti. Allora, direi di partire andando a vederci un po' tutti gli atleti. E singolarmente, e poi da là cerchiamo di buttare giù qualche previsione. Ci sa. Ok? Allora, Sì, ottimo. da chi parto? Facciamo pick one. Sceglietene uno, lo buttiamo in mezzo. Partiamo subito da William Bonac, Ok, così fammelo prendere. Sì. Allora, Mettiamo. Bonac, aspetta. Aspetta Ce l'ho che. tutti segnati qua come stava sulla lista dell'Arnold, quindi magari ci rimane anche più Aspetta. semplice vederli. Scusa che devo condividere lo schermo, però non riesco a vedere bene, schermo intero. Il tuo schermo. Questo, condividi e ci schiaffo Bonac, ditemi se lo vedete. Sì. Ok, Sì. vedete bene. Allora, Bonac, come lo state vedendo? Che considerazioni avete? Allora, lui era l'ultima volta l'abbiamo vista all'Olimpia, vero? Sì, Sì, che ha fatto sesto dietro a Walker, se sbaglio. Sì, mi sembra. Lui praticamente si è, da quello che si dice dalle voci di corridoio, l'ultima settimana di Pickwick, lui non si è né allenato, non è proprio uscito dalla camera d'albergo perché diceva il problema Covid. Quindi Sì. quando è salito sul palco e hanno visto che comunque stava un pochino spento, hanno dato la ragione a questo fatto che l'ultima settimana non si è allenato, non è potuto magari mangiare quello che doveva mangiare, fare pasti, insomma tutto quanto. Però dopo non lo so, cioè comunque anche dalle ultime foto non sembra che si è No, preso. anzi, sì, un io po'. l'ho Lui. visto Sì, molto, molto sto tono. L'ultima stavo per foto, dirlo. sì, a 3 settimane e mezzo, quella lì, esatto. Sì. Molto, cioè, rispetto ai suoi standard, cioè, a Sì, quello che ci ha certo. abituato. Non lo vedo, soprattutto nel lower. Sì, L'upper è allora bello sì, lo perché passo. comunque è rotondo, ha densità, però è vero che manca ancora 3 settimane e mezzo, però la pelle qualitativamente sopra lo vedo un po' indietro, cioè rispetto a quello come ci è abituato, come vi ho detto. Poi in Sì. realtà perché poi anche lui è super tondo comunque, quindi Sì, 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 sì. sembra che stia in forma in realtà, Sì. però sì, a quei livelli non lo so. No, comunque la scaletta è fitta, è veramente, veramente fitta. Per Quindi quello, secondo me non per riesce a quello. stare, perché sai, lui comunque riesce a strappare bene o male, ma io ultimamente lo vedo sempre un po' un passetto indietro ogni anno, non lo so. Ogni anno, A me non sì. ha mai fatto impazzire lui, come linea, però vedo proprio ogni anno un po'. Lui lo seguo, lui è bellissimo quando fa il doppio bicipite frontale, che si butta un po' da una parte, Sì. lui è veramente, veramente bello. Sì. Però il fatto è cioè è basso, nel senso Sì. Ha comunque è veramente compatto. cambiato preparatore, giusto adesso? Sì, sta con The Diet Coach. Sì. Ah, sì. Sì, è vero che ne parlavamo l'altro giorno. Sì. Sì, Che sì, sì, sì. anche là sarà da vedere perché poi Chad Nichols tende a Giusto. essere molto forte, soprattutto su atleti proprio pesanti, pesanti. È in gamba in generale, però poi è notoriamente Sì. quello che riesce a gestire proprio quelli pesanti pesanti, che sono poi tutto un altro paio di maniche. Però sì, da vedere, guarda, su di lui io sinceramente non lo vedo molto. Dipende sempre poi dal packaging, c'è sempre questa incognita, però non lo vedo brillare su questo palco, ecco. Che poi lui arriva in gara
non supera i 110 kg, giusto? Sarà sui 104, 105, penso, Sì, no? Non è credo. molto pesante. Sì. No, non è impressivo. Lui stava con. Ha cambiato parecchio ultimamente. Lui stava con. Tempo fa con Lil, con Yoda. Quando c'è stato l'anno Sì. che. Mi sembra l'ultimo anno di Flex Lewis, quando Lil si è portato Ryan Terry, Flex Lewis, Bonac. C'era poi diversi altri atleti. È stato un anno molto favorevole per lui. Che poi è l'anno in cui l'ha preso Yamamoto. Però dall'Iowa l'ho visto sempre un po'. Un tassello sotto, gradualmente. Sì, Ma sì, lui anche sì. non lo sapevo che chiamavamo, vero? Adesso, forse No, ancora. No, Bonac, no, dicevo no, Neil, no. Ancora era no. preso Neil. Ah, Sì. ok. Sì, ti dico, lui, quello come considerazione. Sì, è vero che comunque diciamo che i competitor, il livello è salito tanto. Cioè, prima magari aveva. Chi è che c'era prima? Quando ha vinto. Lì mi sembra che ha vinto un Arnold, giusto? Sì, Sì, lui, sì, sì. l'ultimo lui è, in realtà è stato prima The Walker quello che ha vinto l'Arnold. Eh sì, è Cioè, Nick vero, sì. Walker praticamente non si è trovato nessuno a contendersi il titolo dell'Arnold perché Wanak non c'era nell'ultimo Arnold. Sì, è vero. Ti Però viene da era dire lui competuto, vero? Compete. che era lui. No, allora, la cosa è questa. Lui ha preso punti in quel periodo in cui c'era proprio il cambio, tra virgolette, generazionale, che c'era il trono vuoto all'Olimpia, che non si sapeva bene, che non c'era un atleta di punta. Adesso, io soprattutto, prima di andare a analizzare gli altri, volevo la vostra su questo fatto. Adesso io vedo che c'è una situazione molto tumultuosa, perché c'è tutti questi nuovi atleti che stanno uscendo fuori, queste nuove promesse. Appunto, qua all'Arnold le vendiamo tantissimo, è Brad Wilkins, Samson Dauda, Ryan Grimes, poi abbiamo... non all'Arnold abbiamo Ian Valier, Nick Walker, Labrada, cioè ci sono veramente tanti che sono quelli che poi caratterizzeranno l'Olimpia per i prossimi anni. In genere, quando ci sono questi fenomeni, queste situazioni, i giudici tendono a seguire poi una linea per gli anni, cioè a seguire una linea un po' più sul, magari puntare un po' più sull'estetica, premiare di più l'estetica o premiare un po' più le masse pure. Quindi, secondo voi, dove andranno i giudici, sia Olimpia che Arnold, magari? Arnold sono in genere un po' più di importanza all'estetica, da quel che si vede inizialmente. Guarda, allora io nel senso quello che penso è che comunque essendo sempre una competizione di bodybuilding, comunque va bene che vogliono fare il cambio generazionale, ma finché diciamo, gli anziani si presentano bene, cioè finché Bonac comunque si presenta bene, finché Curry si presenta bene, finché Bigrami si presenta bene, cioè comunque sono dei fisici assurdi, assurdi loro. Quindi comunque è vero che diciamo, vogliono fare questo cambio di generazione, ma possibile pure che ci vorranno un pochino di anni, in Sì, realtà. però io ad esempio la cosa che ti dico su Bigrami, io ho quest'idea che Bigrami ha vinto gli ultimi Olimpia soprattutto per i difetti degli altri, cioè era, almeno questa è una mia percezione, nel senso Chopin si è presentato che era veramente bello, estetico, tirato, ma cioè, a confronto agli altri era piccolo, cioè era proprio piccolo Sì. in miniatura. Quindi mancava quella componente, e infatti la Rambo, cioè, ha detto: cavolo, lo volevate più tirato, ve l'ho portato più tirato, e comunque mo dite che è troppo tirato e che doveva essere più tondo. Ciao! Dov'è la mamma? C'è un'intrusa. Vai tranquillo, No, dai, è se... venuto qua. Poi c'avevi dall'altra parte Brandon Curry, che era atomico, cioè veramente atomico. Però c'ha questo lower che ha presentato indietro, cioè no, le gambe proprio quad non si sbombavano. Quindi, secondo me, in questa cosa hanno detto: ok, quello è troppo piccolo, quello di là. Quindi, di nuovo, riconfermiamo Bigrami. Riconfermarlo più che altro per è come tenere un po' il gioco prima di rimischiare un po' le carte. Quindi, io vedo che c'è un po' un Guarda. cambiamento perché Bigrami, non lo so, poi sono io anche. Secondo me, no, comunque, per quanto grosso, non, cioè, è troppo. Non so come dire, non lo vedo così tanto, cioè è troppo, troppo veramente soltanto massa. Cioè la linea sì ce l'ha, però ha
ha così tante masse che la linea ormai non si apprezza più. Cioè, Sì. capito il Allora, discorso? tu considera che Dana White, comunque, Dana James, no, Dana White, quello dell'UFC. Dana James ha detto che comunque Big Ramy finita l'Olimpia 2020, quindi tra il 2020 e il 2021, lui per 6 mesi non si è allenato per Sì, niente. sì, Quindi sì, sì. lui praticamente si è allenato solamente mezzo anno. E infatti gli ha detto comunque, cioè, ti è andata bene che hai vinto quest'anno, però hai vinto solamente perché non c'è stato nessuno che veramente ti ha potuto mettere alla prova. Però dall'anno prossimo, cioè, comunque devi dimostrare che tu sei veramente il Mister Olimpia. Perché quello che hai fatto, quello che praticamente è come se avessi detto Dana James, cioè hai fatto solamente i compiti a casa, capito? Il minimo indispensabile per riconfermarsi. Ovviamente questo secondo me i giudici comunque gliel'hanno dato come feedback, quindi gli hanno detto va bene, tu quest'anno hai vinto perché ancora sei veramente più grosso di tutti quegli altri, però sta attento perché se anche un Nick Walker, che adesso se ne parla tantissimo, cioè comunque adesso sta in off season, sta tirato con una vita che praticamente non esiste, cioè è un imbuto, è diventato Nick Sì, Walker infatti nella vedo, vita. sta lavorando molto sul landing session, molto Assurdo. molto. Sì, quello Cioè, è ma molto tricky per lui, sia per il discorso di V-shape, sia perché non ha di per sé un bel addome. sì. Quindi Però capito, adesso sta tirato a 294 libbre. È un metro, lui è 5'6", 1,70 m. sì. Mamma mia. Sì. Allora, sì, qua l'Arnold però ad esempio la linea è molto estetica, cioè i contender c'hai Brandon Curry, estetico, Justin Rodriguez, estetico, Max Charles, estetico, Regan Grimes, estetico, Brett Wilkins, comunque estetico, c'hai Samson Dauda, estetico, e Steve Kuklo, comunque è una linea estetica, cioè non c'hai i veri e propri Mass Monster, capito? Qui sì. Che Sì, alla fine Mass Freak non Monster ce n'è. sono, grosso modo sono... E coso, Rami, Nick Walker, ci metti in mezzo Jan Valier, che lo dico più che altro perché non ha una linea, quindi delle due rimane quello. Non rende poi Jan, va visto dal vivo, però sì. C'hai anche quello che adesso non ci sta più all'Arnold, Hakim, Aki Williams. sì, Aki Williams. Per il esatto. Covid. Sì, 2 settimane, 2 o 3 settimane senza fare niente, quindi a 2 settimane dalla Sì, gara te la sei quello giocata. ormai. E allora, butto nel calderone un altro contender. Sì. Scelgo Sì, però hai io. visto le foto di Max Charles Oh, allora mentre allenavi buttiamocelo nel in cioè, mezzo. Aspetta un no, attimo. guarda il video, le foto, le ultime, mentre allena i deltoidi posteriori, sta facendo un pasticcio dietro che è qualcosa di allucinante. Ah, Non parla sì, di allenamento, guarda aspetta. proprio. Cioè, Aspetta, questa. Beh. Lo vedete lo schermo? sì, 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 Questa dicevi, sì, Lore? esatto. Esatto. Sì, Sì. cioè proprio. E i giudici comunque penso che penalizzino queste cose, Sì, perché sì, qua sì. parliamo proprio dell'antiestetica. Che poi comunque ha una bella linea lui, è un bel atleta, ma purtroppo cambia preparatore, ma su questo ci ricade sempre. Perché prima con Esatto. Milos era uguale, prima era seguito da Milos, Sì, sempre certo. le stesse cose. E lì non penso che sia un problema di preparatore, ma Guarda qua. penso che sia lui che ecceda. Sì. No, no, è vero, è vero. Sì, questa cosa Quindi infatti. lui, lo metterei proprio, cioè, non lo prenderei in considerazione, secondo me, se davvero si presenta così. Tu Fede che dici? Sì, considero, non l'ho messo proprio, ce l'ho dietro a tutti, Sì, considera. Sì, perché comunque c'è anche, c'è proprio di back, perde un sacco, poi a 3 settimane dalla gara comunque ancora non c'è il gluteo che gli è entrato, non c'è i femorali che sono entrati, cioè quest'altri stanno tutti spaccati già, stanno tutti tirati all'osso già, tutti quanti. Quindi sta comunque, indietro. cioè, Quest'anno la condizione, lavorazioni cioè, a su quest'Arnold la condizione sarà impressionante. tutto. Sì. Comunque anche vedi la separazione sui quad, cioè, è veramente lieve. Sì. Dove stava? È già comunque il lower è comunque più, cioè un po' più indietro rispetto all'upper. Se poi comunque no, sì, è proprio. Sì, Sì, sta proprio esplode. indietro. Sì. Peccato perché comunque è un
un bello shape, cioè andarsi a rovinare così, boh, non so, sono scelte infelici, Sì, davvero. sì, sì. No, concordo, concordo. Ok, rimettiamolo nel mix. Chi portiamo? Io ti direi Samsung perché ha Eccolo! fatto un cambiamento assurdo, cioè mi Quanti piace volevo. davvero. Poi Allora. intanto mi guardo i video suoi dello sponsor Hostile, sì. Hostile, e sì, ma è una persona anche alla mano, cioè davvero simpatico, nella sua casetta, col cane, la moglie che gli prepara i pasti, cioè Sì, non no, lui è è... pazzesco. Questo è recente? 3 weeks out, sì. Sì, questo sì. Che anche lui con Milos. Sì. Sì. Lui gli hanno Che... criticato un sacco le spalle. Dice che Ah, ancora non sì. c'ha una bella. La cap della spalla ancora non è abbastanza evidente. Sì. Quello a lui penalizza parecchio. E Come... poi Per... anche qua, Sì. comunque, anche qua vedete che glutei e femorali non sono entrati Sì. ancora. Ma però rispetto all'Arnold UK, a livello di densità è migliorato. Sì. Perché vedi anche il low ha fatto un cambiamento assurdo. Ci vuole tempo, però ha fatto un cambiamento davvero assurdo. Sì, questo sì. Sì. C'ha questi punti che sono critici, cioè sia il gluteo ma le spalle sì. E poi adesso qua si vede un po', non si vede benissimo. Lui però c'ha di suo che quando si mette a posare è meraviglioso. Sì. Beh, Infatti sì. speriamo che Milos non ci mette troppo la zampa, che a lui piace un po' dettare regole anche su quello, dare input. Però Sì. sta sempre su quella linea del ti faccio posare come posavo io. Che poi non sempre funziona. Però sì, ecco, vedi qua ad esempio sul... Non è impressivo il gluteo. Guarda qua com'è tagliato. Sì. Poi Sì, non è impressivo sulla sagoma. magari, non lo so, siamo a 3 settimane, quindi ancora un po' ci avranno sicuramente da perdere, però, ripeto, Sì. a 3 settimane comunque qualcosina devi già vedere, secondo me. Sì, Sì. no, no, è proprio là. Non c'è quel ventre, no, muscolare, quello Anche che ti fa tipo il perché femorale, tipo poi sacca. noi parliamo di 3 settimane dalla gara, ma in realtà loro stanno a 2 settimane dalla Peak Week. Eh certo. Anche quello da dire, perché comunque l'ultima settimana, cioè nel senso, se non sei pronto a una settimana dalla gara. No, ma sai, sul femorale è proprio femorale e gluteo, è proprio un discorso di ventre. Comunque, cioè lo vedi qua è pieno, cioè lui è pieno, il quadricipite è pieno, è Sì. proprio là perde, è un po' troppo tagliato. Quindi sì, la vedo un po' così. È bello come si muove, mi piace, mi fa impazzire Sì. proprio. Però sì, considerando anche, vedi sì. Guarda qua come perde il tricipite tanto pure. Sì. Vedremo. Però cioè... Però una top 6 secondo me io azzarderei. Cioè, vediamo un po' Sì. gli altri, però Sì, pure io secondo considero che me. io c'ho Regan davanti a lui in realtà. E mi dispiace, per quanto Samsung mi piace un sacco. A me più per il fatto che Riga mi sta un po' sul cazzo, però. A pelle, cioè cosa proprio stupida stupida, però a pelle. L'influencer per eccellenza. No, no, cioè, veramente un grande ragazzo. Però, no, più che altro della serie, proprio talento bestiale messo un po' da parte per tutti questi anni, no? E Chiaro. un po' su cazzo da quel punto di vista, serie, mamma mia, perci io la tua base. Comunque sì, estetico, però, ecco, appunto, le imitazioni le abbiamo dette. Un po' il blocco spalla-braccio, deltoide laterale soprattutto. E allora, aspetta, vi metto in mezzo, visto che ne abbiamo parlato, Regan. Vedete tutto quanto, no? Ok. Sì. Allora, eccolo. Lui, Sì. la linea secondo me è anche più bella di Samson, come linea proprio, cioè Sì. lui c'ha una linea proprio bella. Però ecco, ad esempio, già i quad non li vedo così impressivi. Ma sai cos'è? Comunque, allora, Milos sta cercando di tamp ha tamponato, perché comunque ha tamponato tanto da qua all'Olimpia, giusto? Però qua ci vuole tanto lavoro, tanto lavoro. Ma infatti no, secondo voi non era meglio che con Milos aspettavano un Sì, annetto sì, prima di sì, gareggiare? Cioè questo praticamente ha gareggiato per un anno di fila, si è fatto il 2021 a gare praticamente, se non mi sbaglio, e poi dopo ha finito con l'Olimpia, ha tirato avanti perché si è fatto pure le altre quattro gare che ci stanno dopo l'Olimpia.
praticamente si è fatto un break che se lo sarà fatto anche in DRT, poraccio, perché cioè, si dovranno anche Ma riprendere. neanche, ma no, ma neanche, ma neanche, sì, ma neanche perché comunque l'off non l'ha fatta. Diciamo Quello. che è migliorato perché ha giocato col rebound post-gara. Solo quello. Però non, cioè, non è che non ha questi volumi, questa rotondità, questa durezza che la fai con un anno almeno di off-season, Sì, giusta? sì, Lui ha sì, sì, sì. voluto spingere per prendere la qualifica dell'Olimpia 2023 e 2022, però onestamente io avrei aspettato l'anno 2023 per farlo gareggiare. Io pure. Cioè, non lo vedo. Il lower non lo vedo proprio, sincero. Cioè, ecco No. qua, anche peggio di Samson. Anche perché qua il gluteo inizia a essere rigato, c'è ancora un po' da spellare. E però, come 3 weeks out, insomma, dovrebbe essere anche più spaccato. Blocco gluteo Più in. femorale rispetto al quad, separazione, cioè dovrebbe essere più evidente. E però nonostante questo, cioè non vedo proprio la pienezza, è un po' così spento. E anche qua, poi le foto per carità non sono in top. Vedo un bellissimo upper, bella la linea, Come al solito. però il lower, cioè proprio così. Qua intorno al ginocchio, cioè c'è un bel teardrop qua, però per il resto qua è inesistente intorno al ginocchio. Quindi io sinceramente Fe non lo vedo davanti a Samson. Vicino, Non so che cosa farà Milosh alla fine. Perché poi è un. Samson sul lower è più impressivo. Eh sì, decisamente. La stondatura del quadricipite è molto più evidente. Dalla sua Reagan, la spalla è più tonda, l'upper è un Sì. po' più bello. Sì, E esatto. si bilanciano, però sì, diciamo che sono intercambiabili. Sì, io vedo più Samson Però rispetto a lui. Samsung sì, Forse leggermente con anche te. Sulle posing di schiena, perché noi non sì. abbiamo visto nessuno dei due, ma Regan è molto più impressivo sulla schiena di Samsung. Sì, questo sì. Peccato Comunque non c'è. cioè, quello che penso io è che comunque se riesce a portare un gluteo abbastanza strappato, a portare comunque dei femorali abbastanza tirati, quando si gira di schiena, comunque quelle due o tre pose le vince, capito? E poi da davanti comunque c'è cioè, sopra sta bene. Probabilmente non è bilanciato tra l'upper e lower, però Sì. secondo me ce la fa sta davanti a Samsung se becca bene la pick quick, sono sincero, ce lo vedo. Sì. Da vedere, sono curioso. Però io sto con voi sul. Io non l'avrei fatto gareggiare. No, ecco, c'è. Io l'avrei fatto riposare per in realtà un bel po'. Ma lì è tutto social, secondo me. Cioè, lo spingono Purtroppo tanto sì. perché purtroppo, cioè, ci sta, il ragazzo giovane, deve anche vendersi. Cioè, sai, è come l'anno scorso, sai, che criticavano Nick Walker per le varie cose. Però, cioè, ma chiunque nelle loro condizioni, cioè, guardi anche un futuro, hai le carte in regola per far bene, spingi. Sì. Ci sta, purtroppo fa parte del gioco. Sì. Vedremo, vedremo. Allora, avanti il prossimo, vi butto Justin. Eccolo. Cioè, guarda già la differenza del doppio. Questo è. Ah, meno di 2 settimane. Ah, fa poi il Boston Pro Show. Fa. Per. Sì. Lo penso un po' tutti quanti lo faranno, Sì. eh. Beh. Lui. Bello. Bello. Sta quest'anno. Cioè, è proprio uscito. Assurdo proprio. A me non fa impazzire come linea in generale. Però rispetto all'anno scorso lo vedo bene. C'ha queste spalle assurde, secondo me, proprio. Cioè. Poi queste foto si apprezza anche poco. Però la condizione è buona. Ecco, vedi già per dire il discorso Sì. del femorale quanto è più sbombato. Là comunque Samson il gluteo ce l'aveva piatto. E Qui forse Regan. l'unica cosa che vedo io è che comunque magari la spalla prende troppo l'occhio e va a perdere un po' il tricipite. Sì, il tricipite è Sì. tagliato proprio. Manca. Sì, Sì, sì. soprattutto sul braccio destro. Sì. Non so che dici che Sì, la. Perché poi è il braccio che usa per la side triceps, quindi. infatti, cioè sarebbe un Strano. controsenso, piuttosto usa il lato forte lì, no? In Sì. questo caso. Però. Boh. Questo è da vedere poi come arriverà. Io non. Cioè, nel senso, bello, però non lo vedo.
troppo in Però lui alto. comunque femorale e gluteo arriva bello separato in gara. Sì. Lui sta Rispetto. con AJ Sims, vero? Sì, sta di nuovo con lui, mi sembra proprio di sì. Sì, Cement Factory, sì. Li Porta a scartare i drati proprio in gara, assurdo. Proprio gli fa lasciare la pelle a casa, assurda sta cosa. Sì. Queste sono ancora più tempo fa. Devo dire, io, cioè, nel senso, è bello, è molto estetico in alcune pose, però poi complessivamente non lo vedo troppo avanti rispetto alla lineup che c'è. Ad esempio, a me la hot spread sua posteriore non piace per niente. Non lo so. Stanno un po' di muscoli su quella lat spread Sì, comunque. ciao. Sì, Tanti. però non Ah, è la dei gusti tecnologia. proprio. Perché comunque, se tu vedi, comunque ha la vita stretta, però ha l'attaccatura del dorsale sul back che è bassa. Sì, è Non è una proprio cosa stupido abbastanza quello. singolare? Però No, ecco, non la vedo tanto quanto per esempio paradossalmente la vedo molto meglio su Regan. Ma adesso Sì, non. quello sì. Ma invece voi sulla doppio bicipite, questa qua che si vede in foto, non secondo voi non si è Ah, buttato? posteriore. Sì, posteriore. Non secondo voi non si sta buttando un pochino troppo indietro? Da troppo. Oddio, qua ci vorrebbe Giuse. Sincero. Perché secondo me va a perdere proprio la parte superiore della schiena, Sì. si perde un pochino. Invece se fosse stesse un pochino più dritto potrebbe contrarsi ancora un po' meglio, secondo Bisogna vedere un po' anche me. l'angolo del giudice, perché stiamo un po' alti rispetto al giudice. Quindi probabilmente posa come vorrebbe vedere il giudice, quindi rispetto a loro. E sì. Allora, buttiamo in mezzo altri atleti. Vi metto, aspetta, no. Lui, Brandon. Secondo me è sua. Ecco, cioè, guarda rispetto a Justin, l'upper, proprio come. Cioè il blocco spalla braccio, anche rispetto a Samson, è completo. C'è tutto. No, C'è tutto. Le è gambe sto pazzesco. giro le sta portando perché le Sì, porta. migliorato tanto Allora, lui sul c'ha sempre. lavoro, Allora, sì. il problema di Brandon non è le masse, non sono le masse della gamba, è proprio il quadricipite che non si sbomba. Perché l'attaccatura ce l'ha bassa bassa del vasto laterale. E quindi, per quanta massa può metterci, ha sempre questo aspetto affusolato, no? Meno a sbombatura. Quindi questo un po'. Però, cioè, complessivamente ormai l'ha preso, bene o male. Sì. Rispetto all'upper l'ha preso. Guarda comunque il femorale qua dietro. Cioè, è impressiva, è impressiva. Ma se continua a migliorare così come sta migliorando l'Olimpia, Eh sì! quest'anno lo porta a casa lui. No, Mamma mia, guarda. è sopra, è detto, penso che non abbia uguali adesso a Sì, livello secondo me professionistico, pure, come massa, certo. come linea, è pazzesco. Sì. 100% È assolutamente. proprio vedi proprio la divisione tra la spalla, il pettorale, il bicipite, il tricipite è proprio Poi rotondo. comunque la spalla sì, è a palla ma è sfibrata. Sì, sì, Sì. sì, sì. Guarda qua. Guarda Max Charles è olio, la sua è, cioè, vedi proprio i tagli delle fibre, sia sul petto che proprio sul blocco petto-spalle, è qualcosa di assurdo. Sì, secondo me, cioè, se porta la condizione che sembra stia portando, è suo. La vedo Bello. difficile. La vedo difficile batterlo. E su questa linea, secondo Ah, il me. Dimmi. back ha l'attaccatura tanto alta del dorsale sul back. Sì, ma non ci sono foto recenti. Però, no, vedi. Questo è dell'Olimpia, no, Olimpia, sì. Sì. No, questo è Cosa? l'Arnold. Ah, è vero, sta dietro Sì, la Arno, sì, è scrittura. vero. Vedi com'erano, Comunque, cioè, vedi parecchio. come erano le gambe. Vedi come non si Sì. sbombano. Rispetto a Samson, quando faceva le foto di dietro, Samson, le posteriori, c'era cioè, il quad proprio bello sbombato. Qua invece c'è cioè, proprio. Flat. Sì, Sì, totalmente. E extra ruota, quindi dovrebbe comunque sbombarsi. Però. No, c'è niente. no, è quello. Mo' vediamo come risulterà. Quelle foto comunque sono poche. Nel senso, meno male Sì. stesso punto.
e la posa della gamba è quasi la stessa. Andrebbe visto bene inside, andrebbe visto bene, però da quel che si vede, ecco qua ad esempio non si vede bene l'attaccatura al ginocchio, che è il problema principale poi, e dove si affusola. Abbiamo il video qua. Lui sta facendo comunque molto il gioco, venitemi a prendere. Sì. Cioè, Sì, proprio. fa vedere i punti forti, nasconde i punti deboli, ci sta, per carità. Sì. No, Strategia. bello, bello. Cioè, se, per carità, il lower è sempre un filo indietro, ma perché c'è un upper che è veramente fantastico. Perfetto. Sì. Veramente fantastico. E da vedere, da vedere. Comunque, Eppure ecco. l'hanno criticato pesante quando ha vinto l'Olimpia. Beh, perché all'epoca era. Lui l'hanno cicciato fuori un po' per la stessa ragione, perché non sapevano veramente a chi darla. A chi Sì. dare, insomma, il titolo. È stato il Quell'anno meno hanno peggio. fatto Curry, Bonac, Sì. 2020, Che anno era? no, 2019, Due anni fa. 19. 21, 20, 19, sì, esatto. Perché ne ha 22 rami di fila, sì, 19. Curry, Perché era Bonac, Chopin, Dexter Chopin, Jackson, Rolly sì. Winkler, Steve Kuklo, Cedric. Sì. No, già che Winkler è arrivato lì, cioè vuol dire che era. Sì, esatto. Ok. Allora, rimettiamo nel box. Adesso. Domanda. C'è quest'anno Cedric? Che a voi risulti? A me sembra di sì, giusto? Sembra di No, sì, sì, sembrerebbe sembra di di sì, sì, però non sta Antonio. come al solito, non posta niente, non fa No. niente molto Esatto. Ecco, speciale lui. lui peccato che non vediamo, perché se si presenta in condizione, cosa che ultimamente non ha fatto, ma se si presenta No, in no. condizione è bello, bello, bello. Comunque, cioè, lui sta, sono anche 4 anni che sta fuori dal gioco. No, 4 anni no, scusami. 3 anni che sta 3 fuori dal anni dal gioco. 2019 l'ultimo Olimpia. Quindi sono, no, 2, 20, 21, 2 e mezzo, tipo. Però, mamma mia. Bello che è. Il braccio, guarda quanto è completo anche il tricipite rispetto, per esempio, a, diciamo, Justin e anche a Samson, cioè proprio molto. E poi lui è alto. È proprio impressivo, lo vedi sul palco. Posa bene, sarebbe da vedere. Non posso stagnare, ecco qua molto ridimensionato sul lower. Ma questa mi sa Sì, questo che è. Sì. Non è di tanto tempo fa. dici? Sì. Se si Sì, presenta perché così. tra l'altro aveva fatto un servizio fotografico con Reagan, lui, Reagan e un altro adesso, Pro Arnold, e lui lo vedevi, era proprio a livello di condizione e anche di masse era proprio indietro Guarda qua, rispetto ai sembra un cani che. altro. No. Cioè, magari gli tiene un filo là, il lower era scomparso. Sì. Vediamo, speriamo, perché lui, porca vacca, è bello vero. Sì, vabbè, ma secondo me proprio lui, cioè, basta, è finita. Sì, beh. Beh, sì, ma prenderà questo. Ti dirò di più, anzi, mo' qui all'Arnold è possibile pure che prenda l'occasione per ritirarsi proprio, Sì, eh. potrebbe. Massimo, dai. Beh, però anche lì, scusa, cioè, se sei in ascesa, boom, basta, come, cioè, fai un passo Discesa. indietro, cioè, secondo me, cioè, scusa, se sei in discesa, cioè, secondo me, fai un passo indietro, basta, cioè, andare lì tanto, non so. Sì, qual è il fatto, Lore? È che comunque lui l'ultimo ha provato a gareggiare l'anno scorso dopo l'Olimpia. E su alla prima gara che ha fatto non ha fatto top 5 e non si è presentato alle finali, dicendo che c'è avuto un problema. La gara dopo che era iscritto non si è presentato e ha fatto tipo scena Sì, pure vero. sui social per 1 mese e mezzo. Ovviamente uno come Cedric McMillan non può lasciare così, capito? Quindi No, beh, secondo sì, me ovvio. prenderà la palla al balzo adesso e cioè, all'Arnold, che comunque c'è, cioè, lui ha, mi sembra, se non mi sbaglio, l'anno scorso ha presentato l'Arnold, vero? Con Sì, la sì, sì, sì. l'ex moglie di Kuklo e mi sa Dennis James, possibile? Non ricordo. Comunque erano sì. Vediamo. Però secondo me era Potrebbe. proprio sì, in discesa pura. Sì. Peccato, peccato perché non ha mai fatto, cioè ha vinto un Arnold lui, però poi all'Olimpia non ha mai fatto veramente quello, No. cioè secondo me Ma ha sai beccato un cos'è? periodo un po'.
Sì, poi sai cosa? Secondo me, allora, a me piace come linea. Ricordo un po' gli anni 90, anche come posito. Però, se stiamo a guardare davvero a livello di condizione, durezza rispetto agli altri, mai arrivato. Sempre Lui morbido, gioca tanto guarda. sul fatto, eh sì, però gioca sul fatto che è una linea spettacolare. Sì. Le pose fanno il loro, però a livello proprio di condizione, ma non l'ho mai visto. A un livello, esempio, prendiamo un Walker, non valeva, mai visto quel livello di tiraggio e di durezza. Questo, Esatto. secondo me, l'ha penalizzato, se no sarebbe stato davvero perfetto. Magari non è nelle sue corde, capito? Sì. Però non lo Ma io lo vedo proprio bello ridimensionato, eh. so. Sì. Che è sto Bassett Challenge? Ma magari fa la fine di cose Joan Morel che vende i biscotti Vi rendete in conto che questo è un Marines in tipo. tutto ciò? Vi rendete conto che questo è anche un Marines in tutto ciò? Sì, ma Allora, aspetta che volevo tenermelo. Allora, Justin, adesso gli faccio il regalo a Fede, eh? Pronto? grazie. Fede, che dici? Che devo dire? Non credo servono parole, penso, no? Bello. Allora, aspetta, qua si vede. Che a me personalmente poi in questo punto della sua palestra, secondo me rende pochissimo, non lo so. Sì. Cioè, le luci non mi piacciono comunque. Però vedi una cosa, guarda, mettiamo a confronto Reagan e lui. Per me più o meno l'anno scorso hanno fatto lo stesso percorso, giusto? Tranne che Brett non ha fatto l'Olimpia. Però Brett continua a migliorare, cioè è Sì. pazzesco. Ah, questa è la Reagan invece comparison no. a un anno di distanza. Sta E un po' più ciò. comunque, però ha sempre gareggiato. Cioè Brett comunque ha gareggiato l'anno scorso. Gare ne ha fatte anche lui Sì, parecchie. è arrivato oddio, dov'è? Aveva fatto secondo al Chicago? Guarda, mi sa che ha fatto una gara sola, eh. Sì, ha fatto una gara, Oh secondo al no. Chicago. Una sola ne ha fatta. Sì, ha fatto dietro alla Brada. Sì. Secondo posto dietro la Brada. Che è stato il Secondo Black posto. Horse, no? Che è arrivato là dal nulla, boom. Ciao, sono Brett, arrivo secondo. Esatto. Allora, lui c'ha. Adesso qua si apprezza anche poco, però se lo vedi nei video c'ha delle braccia che sono impressionanti. Cioè, il tricipite non è ben stondato, però proprio complessivamente c'ha proprio tanta mole nelle braccia. Però ecco, vedi, già le spalle non sono all'altezza di Brandon, per esempio. Cioè, Brandon è No. proprio. Se, da questo punto di vista è irraggiungibile, veramente irraggiungibile. Sì. Tiè, guarda Brandon. Vogliono ancora un po' di anni. Sì. Un po' di Cioè, non ha quella stondatura e al contempo quel. No, striate sono striate, però ecco, sicuramente un po' quello. Sì. E, nel Però complesso è sul lower. abbastanza proporzionato, eh. Dici sul lower, Lore? E rispetto a Brandon, lo metto un filo avanti. Vediamo se sul. Ecco, c'era questa qua. Come Questa è assurda, raga. Cioè, ha una condizione. Sì, densità, sì, sembra sì. veramente un alieno qua. Sì. Sì. Densità, come dici te, cioè proprio bella pasta muscolare, qualità, Sì. Che tanta roba. poi c'è, nel senso, lui ha cominciato, se non mi sbaglio, tipo 5 anni fa. Sì, Sì, ma lui lui. come classic ha vinto la Pro Card Sì. e. Poi alla scuola Meadows lui. Ha iniziato con Ah, John. sì? Sì. Ah, Sì, vedi? lui Ah, si allenava con lui. Lui e vedi? la. Sai che John seguiva sua moglie? Ah, non sapevo. Porca Si miseria. allenavano insieme? Sì. Allora, qua, cioè, allora. Questo è un po' di tempo, 8 settimane out, quindi 6 settimane fa. Sicuramente, guarda la differenza che dicevo rispetto a Brandon Carey, guarda come si sbomba di più. Cioè, Però vedi, le masse sono minori. Però anche lui ha l'attaccatura bassa, io credo si sbomba subito. subito, vedi come si sbomba, pam. Subito sbombato. Vedi? Quindi anche se ha meno masse risalta meglio il quadricipite. Ma sì. Questo tanto.
Questo. E in questo momento Brandon Curry c'è, cioè, superiore sicuramente, però anche, Sì. cioè, guardi, se guardi la linea del tronco, cioè, è proprio bello. C'ha sicuramente tanti punti da riempire, però secondo me, se lavora bene, secondo me all'Olimpia si gioca belle carte, insomma. Sì. Comunque ha dimostrato che la possibilità di migliorare anno dopo anno ce l'ha. Sì. Sì, è proprio. Sì. Qui. Ah no, questo è Matt, scusate, stavo andando su profilo di Matt. E sì, assolutamente. C'è un po'. Sì, è un po' acerbo, ecco, secondo me. Sì, a quei livelli poi si parla sempre. Sì, ovvio, Sì, sì, ovvio. sì. Anche perché lui, cioè, oddio, c'è la trasformazione. Sì, Buonasera. c'è. Da classic a Sì. open c'è. Lui ha fatto. In quanto tempo? Eccola là. Dove sta? No, No, quella lì, lei già vedere quella lì, sì, questa è già la sai. bodybuilding. Sì. Ah. Sì, però, cioè, quanti anni sono di differenza qua? Sarà un paio d'anni, neanche. 2 anni. È assurdo, Sì. è assurdo. Sì. Ecco, allora, ecco, guarda qua. A me, ad esempio, a me piace tanto. Guarda, guarda la vita, l'addome, quanto è bello. Cioè, ecco, per dire, no? Simmetrico, sì. Guarda la linea che ha rispetto a un Nick Walker. Cioè, Nick è più impressivo, più denso, più grosso, però, cioè, una midsection così è, porca vacca, è bella, è proprio bella. Poi è spessa, cioè nel Sì. senso, comunque c'è, cioè, degli addominali veramente dettagliati Lui e calcola, sta spessi. quasi in vacuum, eppure stanno tutti qua. Sì. Guarda, c'ha da riempirsi nel tempo e ci sta. Sì, sì, le gambe tanto, è vero, Sì. però. Però ecco, le Però. gambe devi riempirle, però c'ha una bella forma, una bella linea, una bella attaccatura. Cioè, allora guarda subito qua, no? Aspetta. Sì, prendo questa. Allora, guarda l'attaccatura qua. Vedi come è tutta affusolata, poi si riempie un po' e si richiude, no? È quello che secondo me il problema di Brandon è proprio questo, è la linea. Vedi come è molto più affusolato. Poi le pose sono diverse, per carità, però vedi che è molto più distribuito, mettiamola così. Mentre se tu vai su di lui, vedi come parte subito, boom, in fuori. Questa è proprio l'attaccatura, l'inserzione. Che quindi, cioè, se lui avesse le masse che ha Brandon, che logicamente si costruiscono negli anni, il quad è immenso. Sì. Poi Potenzialmente è veramente grosso. secondo me hanno fatto una bella mossa con Johnson di partecipare adesso all'Arnold Classic. Questo è un Sì, bel trampolino di lancio per lui, molto più sensato rispetto a Olympia Qualifier. Ecco, una cosa, Allora. questa è vecchia di foto? Sì. Boh, mi sembra vecchia. Sì, Sì. c'è col capello tagliato, sì. Perché, cioè, guarda quanto è più piccolo Sì, di sì, sì. masse, cioè già adesso è un altro. Poi sì, si vede poco dalle foto, ma si apprezza molto nei video. È veramente, cioè, il doppio bicipite è impressivo. Cioè, guarda che è. Cioè, è raddoppiato. Oh, deve stare attento a sta midsection sicuramente, perché qua è già un po', però probabilmente è anche un po' più choppy qua. Secondo me sta un po' solamente buttato all'indietro in realtà, eh. Sta un po' più Si può essere inarcato. se l'angolo sia anche un po' più alto della telecamera. Bello, bello, Però sì. bello, 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 vero. Io, cioè, magari vincesse, ma già lo so che non può essere, No, perché sì. non. È un buon runner-up, ma niente Allora, di più, purtroppo. sul primo siamo d'accordo. Ah no, scusate, scusate, aspetta, ne manca uno. Wait. Beh. Eccolo. Ma lui Che da quando sta lavorando con la preparatrice, c'è una donna, ha preso una serie ridimensionato, ma in Sì. termini di densità è pazzesco. Anche dietro, nel lower, gluteo, femorale, migliorato un casino. Sì, ma io non lo vedo. Sincero, non lo No, vedo. beh, Secondo me è un altro però che, insomma, non ha fatto il io suo. oggi mi
Io oggi mi sono rivisto le foto dell'Arnold. Cioè, guarda che è, È mamma mia. assurdo, regà, eh. Forse ce lo siamo un attimo scordati perché non ha fatto Olimpia, ma. Sì, però. Sono queste? Forse questa è Chicago. Sì. Ecco Olimpia. Questo è Arnold, sì. L'Arnold. Arnold. Lui ha fatto terzo l'anno scorso, giusto? No. Terzo, Terzo. sì. Cioè. Nick, Jan, giusto? È lui. Sì. Però vedi quad, vedi i quadricipiti comunque rispetto a Walker. Vedi. Sempre sì. Manca comunque di durezza. Cioè, visto così, nella mass muscular perde un po' sotto. Sì. Bello anche lui là per le spalle, ha una clavicola larga, però sotto perde. Visto così, e poi devi guardare nel complesso, logico. Sì, io dico sempre, cioè lo vedo sempre rispetto ai tempi d'oro in cui era veramente impressivo, non lo so. A Cioè, me questa mi secondo fa impazzire, Paolo, per esempio. me, questa o l'altra? Quella di prima che hai messo. Qua è bello. E qua è assurdo, Però guarda, io Ludo ti devo dire, negli anni l'ho rivalutato, prima lo vedevo sempre dietro, cambiando anche approccio, forse anche arrivando più denso, più duro, l'ha rivalutato anche i giudici, secondo me. Poi logico, non sarà mai un top 3, cioè non, difficilmente vincerà una gara pro di livello, sì. però si piazza bene. Vedete. Allora, come la vedete primo posto, tutti concordi? All'unanimità, mi sa. C'è sempre l'incognita di vederli poi sul palco, per carità. Però Però il fatto sì. è che comunque cioè, Gary non ha mai sbagliato una pick quick, cioè da Sì. quando gareggia proprio, non è mai salito sul palco e dice capito? Sempre stato super. Cioè, a me quando mi ha impressionato di più in assoluto è stato l'anno scorso, l'ultimo Olimpia che ha fatto. Che è salito su Kobe Grammy era esattamente grosso come Big Grammy Sì, davanti, è assurdo. full proprio grosso, proprio cioè, e lì dici, è una cioè, secondo me è proprio un atleta che sa come deve salire sul palco, cioè non è solamente una gara che dice vabbè salgo al meglio delle mie possibilità, lui comunque sa che deve andare sul palco, gareggiare con altri atleti e si fa comunque il suo planning, capito? Cioè comunque pianifica tutto quello che deve fare per andare in gara per vincere, Sì. Sì. fondamentalmente. E questo comunque è una differenza abbastanza sostanziale a quei livelli, perché va bene che comunque il bodybuilding è uno sport dove tu dovresti gareggiare con te stesso, ma in realtà non è così. Cioè, in realtà tu vieni giudicato con altre persone che stanno sul palco da dei giudici. Quindi Certo. a me mi sta bene che magari a livelli un pochino, diciamo, tra virgolette, più bassi, uno dice, vabbè, salgo sul palco cercando di battere la migliore condizione del mio ex me dell'ultima volta che ho gareggiato, va bene, bellissimo, bellissima quote, però in realtà tu hai gareggiato con altre persone, Sì. cioè, un minimo di game plan secondo me ci deve stare sempre, in Sì, anche realtà. perché poi comunque lui è over 40, no? Sì. Lui 39, Sta all'ora 39. 30, no, mi sa addirittura, lui mi sa addirittura tipo 37, una cosa del genere. No, sicuro. Mi sembra, io pensavo per 40, onesto. Mi sa di sì. 39. 39. 39? Sì. Sì, secondo me comunque non, cioè, non c'è nessuno che sta a quel livello, sicuramente. Non c'è nessuno che sta là, che ha proprio le potenzialità di prenderlo, perché è troppo uno step. È proprio la differenza che hai tra un podio Olympian rispetto agli altri, cioè quello sta là, non. Il solito discorso del quello che stava dicendo pure Tour sull'ultimo con Gabriele Trapani sul sito della Yamamoto, no? Che dice che comunque cioè, finché tutti si possono qualificare per l'Olimpia, però dopo alla fine per diventare un top Tutti, insomma. 5, sì, vabbè, a quei livelli si parla sempre di comunque atleti di altissimo livello, però comunque la possibilità di vincere una gara per entrare all'Olimpia è, tra virgolette, molto più semplice di comunque rompere quella top 5 dove ci sono veramente i 5 atleti più forti del mondo. Sì, quello è proprio un altro paio di maniche.
No, totalmente. Quello. Quindi lui E si parla di quello. sì, secondo me è proprio uno step troppo in là. Sugli altri è difficile, perché sono sincero. Allora, secondo me da mettere un po' in fondo sono Cedric. Cioè, almeno se è come si pubblica poco, però se è come sembra. Scusate, non ci siamo persi nessuno, giusto? Chi c'era? Hakim se n'è andato. Sì. Brandao non neanche c'è. Ci siamo persi solamente il brasiliano, quello che ha vinto la Matera. Ah, sì. Gigi, come si chiama? Gigi? Oh, No, wait. Si Gigia, chiama no, come si chiama? Fabio Giga Rezende. Giga. No, ma è un freak proprio. No, io non l'ho Sì. preso, no, infatti non l'ho visto nella lista competitor, ma non l'ho preso in considerazione. Aspetta che... Ma c'è un bel fisico in realtà, eh. Cioè è proprio un... Si vede che è appena diventato pro, nel senso comunque la differenza tra chi è pro da un bel po' di tempo e qualcuno che ha vinto appena la Pro Card si vede in realtà, a livello proprio di forme, di dimensioni. Sì. Sembra ancora, tra virgolette, una persona normale, tra virgolette, cioè capito? Non sembra ancora un alieno. Fabio Giga. Sì. Sì, che fra l'altro è molto seguito in Brasile, Sì, ha un eh? botto di follower, sì. Fabio Giga Pro, no? Sì, mi sa. Sì. Ah, sì, aspetta, che vi condivido un attimo lo schermo così. 2 secondi ci spariamo anche lui. Comunque, ragazzi, i brasiliani stanno venendo fuori parecchie. Non so cosa sta succedendo là, ma il Sì. livello si sta alzando di brutto, A me, cioè, sincero, lui assurdo. non fa impazzire. Perché, sì, come dite, è un po' un freak, un po' non lo vedo, diciamo. Secondo me ancora ci sta parecchio da cocciare, cioè nel senso è molto, tra virgolette, piccolo in confronto agli altri. Sì. Dovessi Sì, si capisce poi bene. dire. Qua, vabbè, qua sembra enorme. No, vabbè, dalle foto sembrano tutti enormi, cioè voglio dire, Però nel assurdo. senso, se vedi la foto, quella lì a torso nudo. Questa molto uomo? Anche. Cioè, comunque è molto più piccolo, tra Sì, sì, virgolette, sì, sì. degli altri. Ma lo vedi, basta che Sembra. contestualizzi al viso. Sì. Sì. Però comunque c'è, cioè, nel senso, la linea ci sta, eh. Sì, È ma ad chiarino. esempio l'addome Sì, non non lo a me non vedo. piace, onesto. Neanche a me. Cioè, nel senso, Cioè, poi va visto nel troppo. No, complesso, non mi ecco. piacciono poi questi inestetismi che sono eccessivi e boh. Vabbè, insomma, ce lo teniamo. E papà? Allora. Quindi, io sì direi di mettere in fondo Cedric, almeno dal mio punto di vista, e forse anche non vedo nella top 5 neanche Kuklo, Max Charles e Fabio. Secondo me la top 5, che sono 5, sì. Saranno in ordine così buttato Brandon e Justin, Regan, Samson e Brett Wilkins. Non in ordine così, sono insomma quelli che secondo me ci vedremo in top 5. Voi che dite? Io l'ho fatta una top 5 e sì, vabbè, Brandon che vince. Poi io ho messo addirittura al secondo posto Wilkin. Ok. Terzo ho messo Kuklo. Perché secondo me, cioè comunque sull'ultimo palco dell'Arnold, lui stava, se non mi sbaglio, lui è tipo 6'1, quindi dovrebbe essere 1,83 m, una cosa del genere. Stava a 284-294 pound. È più grosso di Reagan e Samson. È quello Sì, che secondo me. Poi arriva, comunque arriva in condizione. lui dice che E magari quest'anno. non ha la linea bella quanto loro, però muscoli, condizione ci sta. Il ragionamento giusto, sì. Lui è sì. E lui dice che arriva a 10 pound più bassi quest'anno, eh? Quindi lui dovrebbe arrivare comunque sui 2,74. Sai che Quindi è che molto, è un viaggio quello in questo momento è ovviamente. molto sproporzionato perché Lowe era proprio perso tanto Dica. di masse. Perché sta puntando tanto sulla condizione, e quindi è vero, il Forse sì, lower top cioè 5, sì. punta. Sì.
Poi io dopo Kuklo c'ho Justin Rodriguez, 1, 2, 3, 4. E poi c'ho, in realtà c'ho Bonac. Sì, perché comunque allora, il fatto è questo, che secondo me Bonac è comunque veramente difficile da mettere in quella lineup, perché sono tutte brande. Cioè, non so se vi siete resi conto, sono tutti altissimi in Sì. realtà. Quindi lui Vabbè, Kerry non è altissimo, sarà 1,70 Kerry, no? è 1,75 Kerry. Ah, ok. Sì, beh, comunque Giusto, ci sta, Bonac, sì. mi ero scordato il Bonac. Sì, Sì, in Bonac effetti è l'unico che può stare un po'. stona proprio. Quindi o diventa proprio la linea di demarcazione tra Sì. quelli che si contendono i tre posti, e poi ci sarà lui più o meno. Io perché comunque, cioè, non lo so, American Grimes e Samson ancora io non li vedo da top 3, top 4, sono Sono sincero. ancora acerbi. Ancora qualcosina che manca, mentre gli altri comunque l'hanno già dimostrato. Cioè, comunque ricordiamoci che Kuklo l'anno scorso top 3, e Justin pure, perché Justin ha fatto sesto all'Arnold e ottavo all'Olimpia. Quindi comunque prendi. Lore, che dici? Secondo me, cioè, allora, da esteta direi logico, Reagan, Samson li metterei nella top 4, però se siamo onesti, no, cioè, è giusta l'analisi che ha fatto Federico. Steve ci sta lì, ci sta top 3 o top 4. E Brett io lo metto anch'io secondo, onesto. Onesto, perché a me piace come si allena, mi piace l'atleta in sé, mi piace proprio tanto. Secondo me Brett è intercambiabile con Bonac come secondo, sai? Bisogna vedere perché comunque Bonac è molto più denso e molto più tondo il completo. Brett c'ha una linea più bella, almeno a gusto, eh. Però ancora non ha quella Sì. maturità muscolare, quella pasta proprio impressivo per cui si può. Cioè, più che pasta, quell'esplosività che vedi, quella plasticità che vedi sul palco, no? Proprio bello tondo, vedi la separazione, la profondità No. muscolare. Cioè, ancora un po' acerbo da questo punto di vista. Quindi, secondo me, questa cosa va vista poi sulla resa sul palco. Bonac, io ho preso in considerazione le ultime foto, perché Sì. se dovessi prendere in considerazione di come si presenta lui, cioè io lo metto top 3 sicuro, secondo posto, perché è piccolino, compatto, non ha le clavicole ampie, però ha questi muscoli che sembra che gliel'hanno attaccati. Cioè, ha proprio dei volumi, delle inserzioni, una densità che è assurda. Se si dovesse presentare come la condizione che ha vinto l'Arnold, ma solo Kerry lo può battere, nessuno se no, onestamente. Cioè, io vedendolo così, no. Comunque c'hai cioè, Brett è impressivo, però vedi, non ha quella. Ma per carità, sono foto, posizioni, luci, però Io non. poi lo so, anche l'altra cosa, raga, che comunque c'è Brett lavorando con Jansen, che li porta veramente next level sul palco ogni volta. Perché quando si è presentato, quando Brett si è presentato con la brada sul, che era Chicago, se non mi sbaglio, Sì. cioè comunque gli ha dato filo alla torcia. La Sì, brada sì, sì, vince sì, sì. solamente perché la brada è il perfetto bodybuilder, cioè c'ha proprio le proporzioni da bodybuilder. Sì, Cioè, infatti, secondo me proprio se la nato giocheranno. per quello. Secondo me sì, secondo Bonac e Wilkins, secondo terzi intercambiabili. Io quarto e quinto sono molto. Io quarto vedo Samson, sincero. Più che Justin, io lo vedo. Poi non so, a me Justin Ragazzo, non. Secondo me Samson Justin, quarto quinto, una cosa del genere. O Samson Kluklo. Vediamo, è combattuta. a Ludo non gli piace il cucco. No, lo vedo, cioè nel senso, mi piaceva tempo fa, lo vedo molto sproporzionato in questo momento Sì. upper lower. Quello molto, cioè vedo che ha un upper molto avanti rispetto al lower, e il lower lo vedo che proprio ha patito molto, non so come dire, ha perso molto. Però vediamo, vediamo. E vogliamo vederci al volo anche Classic?
Giusto per fare un attimo un punto di situazione, magari un po' più veloci. Tra l'altro, stavo guardando una news. Avete visto il brasiliano De Angelis, con il nome italiano, che è passato da pro, adesso ha deciso di gareggiare nei Classic anziché fargli Open Horse MD. Aspetta, allora adesso, ma adesso all'Arnold? No, 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 però Ah, in mi è generale. venuto in mente i Classic. Sì, mi è venuto in mente i Classic. Allora, ci abbiamo Brion, che insomma lo vediamo, lo Io conosciamo. no, ma no, cioè, non lo vedo nella top 3 lui, decisamente. Sì, secondo me No, sta là, cioè sta un po' sempre là, capito? e Beh? Fede, guarda, guarda, c'è il brasiliano, poi c'è mi cavolo, mi dimentico Pulso, sempre. il tedesco. C'è anche lui, sì. E Allora, vedi? allora. Aspetta, allora, aspetta. Ma raga, voi sentite parecchio rumore dietro a me? Eh? Perché praticamente No. c'ho, non so, da oggi hanno deciso di fare tutto insieme, capito? Quindi c'ho il vicino da sta parte che sta a buttare giù il muro, penso che un po' fa buco, che mi fa cucù da a destra, almeno poi No, sta a sentire che trapano. casino non ne No, non sento. sente niente. No? Ok, Vabbè. perfetto. Io ho le bambine di là che cantano con Alexa, quindi vabbè. Allora, c'è Peter Molnar, che insomma è lui, solito. Secondo voi, per esempio, Peter Morgan non c'ha il bacino un pochino troppo ampio per un classic? Cioè, non è molto tronco su questa cosa così? E sai cosa? Al busto Sbaglio io? lungo, le gambe corte. Sì, Cioè, al è busto molto bruttarello, lungo e sembra le... proprio un... Sì. Lui ha una fisicità molto particolare, è molto sua. Diciamo che è, sì, come dici te, c'ha il busto tendenzialmente lungo, gli arti corti, poi c'ha questi bicipiti molto importanti. Secondo me, ecco, Molnar è uno che io non mi sarei buttato in FBB. Nel senso che lui si faceva queste gare amatoriali, vinceva sempre, si portava a casa un pacco di soldi. Non lo so, non lo so. Beh, ci ha provato. Sì, per carità, però lo vedo un po' fuori dal coro, non so come dire. Però, per carità, nel senso, poi sul Classic in realtà il bacino esageratamente piccolo neanche è richiesto. Non deve essere un qualcosa di esagerato, ecco. Deve essere, cioè, l'idea, lo stereotipo è sempre un po' l'Arnold, comunque un fisico compatto in qualche modo. E c'abbiamo Peter Molnar, poi c'abbiamo, ecco, lui è l'atleta di Tour che ti dicevo, Fede, l'altro L'ho visto ragazzo. oggi, a me turco, no, cos'è? Sì, cos'è? Turco, no. Sì, boh. Sì, ha gareggiato in Italia l'anno scorso, 2 anni fa, mi sembra. Michael Daboul, non so. Sì. Sì, non fa impazzire neanche a me, però. No. No. C'ha dei bellissimi No, no. quad, secondo me, che sbombano parecchio bene. Sì, insomma, Mi belle, piacciono. belle profonde. È molto bello perché a me piace, è molto profondo. Cioè, ha Sì, una bella profondità muscolare, no? Nella linea, eccetera. Però sì, non lo vedo. Cioè, lo vedo anche. Poi bisogna sempre vederli insieme agli altri, però lo vedo tendenzialmente piccolo. Un po' piccolo, gli arti molto lunghi, da vedere, insomma, da tenere d'occhio. Però ecco, sicuramente sta migliorando parecchio. Vedremo. E poi ci abbiamo Lenny Wicks, però non si vede tipo niente su Instagram, veramente poco. Ah, se... E L'hai dimmi. trovato Lenny Wicks tu alla fine? Sì, Ah, mi hai ma detto ecco, sì. vedi, cioè, non è che si veda granché. E allora, no, ci abbiamo sempre di tour, Darwin Ah, sì. Urib. Urib ha Urib fatto un salto qualitativo assurdo, regà. bello. Assurdo. A me lui non mi piaceva per niente. E Però... lui ha vinto la Pro Card l'anno Qualitativamente... scorso, giusto? Sì. A me non fa impazzire, sincero, Ma anche stessa cosa. guarda l'ultima foto che ha fatto, la Questa? penultima. Sì.
se tu guardi queste foto qua e vai a vedere come stava messo prima, è Sì. diventato tipo il triplo più denso. Sì. Cioè, ha preso proprio spessore. Lui credo che il discorso sia E che... guarda qui come stava. Sì, aspetta che cerco di Ah, ok. beccarti... Perché, beh, cerco di evitarmi le foto in gara. Sì, comunque era un po' più acquoso. Sai che... Non... Mi sembra, non lo so, poi può essere dalle foto, però mi sembra molto piccolo. Lui è piccolino, sì. Sì, no, è basso, è Ma basso. anche di Non è massa alto. poi rispetto, cioè Sì. piccino proprio. Quindi, però no, a me piace molto la qualità, sicuramente, bella linea, ci sta. Pure lui sarà interessante da vedere. Sì, secondo me, poi comunque questa della lineup è pure piccolina, cioè nel Sì, senso è veramente, ho sì. otto Eccolo. thread se non mi sbaglio. Comunque. Dino. Lui mi piace, Lui è bello. l'ho visto prima, mi piace, sì, Lui è bello, bello. decisamente. Secondo me se la Secondo conquista. me Se la lui perde un conquista. sacco di schiena, purtroppo. Sì, anche no, non è super spesso sul petto. In generale è alto dominante, questo tanto. Però, ecco, da vedere. Cioè, bello è bello. A me piace molto, piace veramente molto. Bella, double biceps, così questa è bella, Sì, lui la però fa. di schiena non lo so, è proprio, cioè, se voi che vedremo Terence Ruffin, cioè vedete proprio la differenza, cioè è proprio Ma un altro spot. anche solo il lower, anche solo la stondatura Sì. sul back perde, cioè Vedi? vedi la parte sotto. Sì. Cioè, proprio perde tanto. Parte la densità. Sul fronte è bello, ma In sul realtà, back se perde. ti dirò di più, secondo me anche per questo motivo lui non si metterà nemmeno davanti a Brione, quest'anno. Pure Non se ci non provo potrebbe. io. Brione Brion è più dietro è preparato. impressivo, eh. Dietro Sì. Brione è veramente, veramente denso, eh. Sarà interessante. Sì, secondo me la cosa sarà tra lui e Brion molto. Aspetta, fammi rimettere un po' di cose di qua, che se no mi sto perdendo. Sì, eccolo, ad esempio. Guarda la schiena di Brion, cioè. Sì. Sì. Sì, anche il lower è più impressivo. No, no, decisamente, decisamente. Cioè, questa Comunque... è questa cosa. No, questa è un po' infelice le cose, secondo me, per Brion. Sì, Sì, le le gambe gambe sono un totalmente po'. d'accordo. Cioè, Sono un questa po' proprio brutte. è della serie proprio Ma. non prenderla così. Non prenderla così. Cioè, la gamba così lo fai quando c'hai la gamba No, no. immensa. Così tanto buttata di là. Anche il braccio, secondo me, sono troppo chiuse. Sì, Non c'ha degli anche. arti lunghi, quindi chiudendole sembra tipo, non lo so, che più Piccolo, piccolo. sì. Capito? Totalmente. Invece lui, ecco, quando la prende un po' più così, con le braccia un po' più larghe, Sì, sarebbe già. anche meglio. Una via di mezzo. Sì, ecco. Beh, magari non gli dà mezzo, sì. Sì, però è vero che le gambe non sono mai state. Il suo forte, sì. No, Però decisamente. ecco, sicuramente porta una bella condizione. Poi sul posing se la gioca, anche perché per quanto insomma possa, fa sempre punteggio. Lui è bravo, Quindi sì. lui è molto meglio quando sta aperto, sì. All'Arnold fa Però. proprio punteggio, Sì. sul posing. Sì. Ma pure all'Olimpia? Sì. No, Classic? all'Olimpia no. Classic no? Sei sicuro? Bello. No, sì. Sì, non Vediamo. sarà mai un top competitor, anche Oramai non più. per. No, No, no. no, per contendersi un Arnold o una gara importante, cioè un'Olimpia, però sarà sempre non, top 3, giusto, però non oltre. Eccolo. A me non piace per niente. Di gusto, eh? Tedesco. Sì, Urs. Non ci sono foto. Lui Questa è ah. l'Olimpia. Sì, lui praticamente su un'intervista che ha fatto con Fuad, praticamente ha detto che una volta ha parlato con Dorian Yates e siccome Dorian gli ha detto no, tu devi fare il contrario di quello che fanno tutti quanti, tieniti coperto fino alla fine, non ti scoprire.
fai vedere solamente le tue foto quando stai in pick week. Quindi lui adesso sta seguendo questo filone Dorian, dove si tiene coperto e non ti fa vedere niente finché non arrivi più in pick week. Quindi non vedremo una foto di lui senza moglietta fino a tra una settimana o due. A me, a parte che non fa impazzire, a parte che mi sembra che la faccia gliel'hanno tipo, sembra un fotomontaggio, cioè è tipo troppo bambola assassina e sembra troppo appiccicata dopo, un po' perché la tiene un po' più chiara, un po' tanto più chiara rispetto al resto, ma poi sì, comunque da questa foto poi ci allacceremo, perché dobbiamo parlare di Terrence, che cazzo ha combinato nel frattempo, perché adesso è tipo 5 volte Terrence dell'Olimpia. Ma a me non dispiace, a parte il braccio che guarda, cioè in quella posa, cioè, non è un braccio da uno che compete all'Olimpia, cioè onesto, visto così. Sì, sì. Sì, non lo vedo troppo, mettiamola così. No, sai cos'è? È omogeneo, non ha punti che dici, che lo guardi e dici, cazzo, ha l'effetto wow. È omogeneo, esatto, cioè esatto. È nel complesso è completo, perché comunque arriva anche lui in condizione, gluteo tagliato anche se non si vede, sì. Buona separazione sulle gambe, addome, vacuum lo fa bene, una buona linea nel generale, però non essendo grosso, non avendo questo effetto wow su un gruppo particolare, ti lascia un po' così, sì. Però comunque... Sì, è vero, è vero, è molto blend, è molto sì, così, sì, sì. Arriva e non ti fa né di wow né che schifo, cioè, no. Sì, lì... sì. Ma... è il suo compito, giusto? Lui è sempre seguito da Steph, giusto? Sì, sì. Sì. Però c'è, cioè, anche lui top 4 all'Olimpia, raga, comunque. Sì, 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 no, ma... Quindi qualcosa avranno visto. Eh sì, no, infatti. Sì, sì, bomba. Vado? Vediamo il clou? Bomba. Eh sì. Cioè. No, Pieno. Pienissimo. Bellissimo. Sto giro lo vedo proprio bene. Sì. Non si può dire nulla. Cioè... Sì. Bello pure l'occhiale col cappello. Sembra un Gremlins, però. Sì. Sembra no, Snoop Dogg enhanced. Bello, bella la schiena, tanto. E miglioratissimo, le gambe sensazionali, la condizione. Sì, sì. Poi Terrence c'ha sta cosa che lui esce fuori proprio alla fine. Comunque, sì. Allora, a parte che... Adesso sta con Yasin, giusto Fe? Sì. Lui comunque sta più tirato del solito, però Terrence si vede proprio che a livello proprio di dettaglio, di pelle che si attacca, eccetera, sempre alla fine. All'ultimo. Sì, lui azzecca e si vede che comunque, perché comunque anche quando lo vedi in off, rimane, si ridimensiona. Non ha masse, cioè lo vedi vestito tra virgolette, sì, ottimo fisico, però non dici cazzo questo è uno che compete per vincere l'Olimpia, capito? Sì, sì, ma cioè, ad esempio però... una cosa assurda che io ho notato sono proprio gli arti, le braccia, sì. Che lui all'Olimpia tendevano ad essere un po' indietro, no? È il punto come debole, sì. E invece cioè proprio pieno, cioè, guarda. Per dire, anche qua un minimo non si capisce molto, però quando lo vedi in questa foto, cioè queste foto in generale, cioè stanno piene. Sì, sì, sì. Guarda, cioè sono proprio belle dance. Allora, Nasir sicuramente ha fatto il suo, però secondo me il lavoro di Joe si sta, cioè col tempo si sta vedendo, perché sì. Proprio questo è l'allenamento. Cioè, sì, non c'è niente da fare, ok? Puoi metterci la preparazione, l'alimentazione, però questo è l'allenamento proprio che salta fuori. Sì, sì. No, su questo d'accordo. Lo vedo rispetto alle... Lui in genere nelle preparazioni era sempre un po' né carne né pesce, e poi alla fine usciva bene il tiraggio. Invece adesso lo vedo proprio pieno, con l'upper che deve ancora buttare fuori. Però, cioè, è tondo. Gli arti sono una roba assurda. Tu considera anche che lui ha detto che quest'anno è stata la preparazione più dura che ha fatto,
che c'ha cardio quasi tutti i giorni, non si sa per quanto tempo. Invece l'anno scorso su un'intervista disse che comunque ha preparato la gara, a parte gli ultimi momenti che mi sembra che ha avuto il Covid, si era operato, non mi ricordo, comunque Sarò stava un operato, pochino indietro. ginecomastia. Stava un pochino indietro lui. Sì, l'anno scorso, sì. E quindi adesso sta Io... alla fine. Invece quest'anno ha detto che è stata una sofferenza pura, tutta la preparazione, però se tu vai a vedere 3 weeks out dell'anno scorso con 3 weeks out di quest'anno, Sì, sono due persone un completamente abisso. differenti. Sì, guarda, c'è proprio la vascolarizzazione anche, quanto è più dettagliato. Questo tanto, cioè su questo ha fatto veramente un grande cambiamento. E secondo me l'intento, allora, Terrence è sempre stato uno che, ecco, saliva sul palco, dov'era la foto prima? Saliva sul palco sempre un po' morbido, così, no? Cioè che non vedevi quella, cioè perlomeno l'addome è sempre un po' bello, estetico, però non strappato. Secondo me adesso vogliono provare a portarlo proprio denso, bello esplosivo con la pelle attaccata. Perché lo vedo proprio Sì, lui così. rimane sempre un po' morbido, Sì, cioè, sì, sì, soprattutto anche in off, anche adesso, lo vedi la qualità della pelle. sì. Non è come la chiamano in America grits, l'effetto polenta. Sì. Lui spero lo prenda perché non è una sua prerogativa. Sì. Sì, vedi, è comunque un po' così. Però ragazzi, comunque prendendo anche l'esempio anche di Chris, anche Bumstead, comunque arriva in quella condizione proprio nella peak week, perché se lo vedi a Sì. distanza di non ha la pelle appiccicata, un po' meglio di Di Terrence. un po' meglio di lui, di Terrence, però siamo su quella falsa riga. Poi Beh, sono anche classiche, nel senso che sì. è un attimo diverso, cioè devi essere molto più tondo in generale. Magari quest'anno Terence all'Olimpia ci fa regalo. Guarda Magari che davvero. ci inizierei a pensare, perché se lo portano, perché Terrence, almeno dal mio punto di vista, la cosa che gli è sempre un po' mancata, cioè l'unica cosa che cui ti potevi appellare, a parte, vabbè, la linea, quello ti ripeto, è un discorso un po' di quello che i giudici vogliono, perché comunque lui e Chris hanno due linee completamente differenti, completamente, cioè due cose, uno alto, uno basso, uno col torso, col tronco corto, uno il tronco lungo, uno con gli arti grossi, l'altro con gli arti, cioè, capito? Però l'unica cosa che un po' era di Terence è che appunto arriva sempre velato. Cioè non arriva mai, ecco, abbiamo visto, tipo, beh, perché la categoria è diversa, però non arriva mai con quella plasticità che può avere un Open. Capito? Che su alcuni classic, per esempio, tipo gli atleti tour, la presentano. Ce l'hanno, sì. Capito? Quindi quella Tu un dici po'... che potrebbe essere la chiave di volta per vincere l'Olimpia? Io concordo con quello che sta facendo Niasin, perché Niasin lo sta portando proprio su questa direzione. Appunto, tanto cardio e tanto output, scarica anche abbastanza pesante, e quindi ci può stare, ci può stare. Comunque Tu non lo vedo spento, questa è una cosa positiva, non lo vedo per niente lo sai come la spento. penso, cioè, ovviamente John Meadows, assolutamente un capostipite del bodybuilding a 360 gradi assoluto, però su Terence a me piace molto più il lavoro che sta facendo Yasin piuttosto Da una che parte ci quello devi che mettere anche quello che dice Lore, che c'è Bennett dall'altra, e il lavoro di Bennett è un lavoro che si costruisce nel tempo. Quindi non puoi sapere se è stato proprio Yasin oppure se è stato... però il tiraggio Sì, no, è sì, lo fai diverso, con è diverso. l'allenamento, però. Però lo vedremo, secondo me lo vedremo quello nella peak week, perché cioè, l'effetto, la pelle, la durezza, quello lo vedremo se è bravo Nasir Yasin, con sì. sì, Yasin con la scarica comunque con la peak week e come gestisce tutto, preparazione, integrazione, lì vediamo proprio se. Perché è lì la bravura anche, vedere come, cioè, se fagli fare davvero quel salto, quel cambio. Guarda, Perché l'allenamento fa, però. Sì. sì, Terrence è un diesel, è una roba impressionante, peggio di me. Cioè, è proprio uno di quegli atleti che esce alla fine, che all'inizio non vedi, che cioè, comunque all'inizio, per Ah, quanto sì. migliori, per quanto scendi, c'è sempre quel, che poi la teoria è quella della, sostanzialmente che la adiposcita quando si sgonfia,
accumula acqua, Sì. E capito? Cioè si riempie di sembri acqua per mantenere la dimensione. Esatto. più grasso, che non è così, perché Esatto, sta svuotando. esatto. Questa è una cosa Sì. che non è stata confermata in letteratura, però sono state fatte tante ipotesi in merito, che sostanzialmente l'adipocita, quando lo svuoti in maniera, tra virgolette, rapida, cioè in poco tempo, scendi tanto di BF, almeno in acuto tende a riempirsi d'acqua per mantenere comunque lo spessore, per questioni probabilmente anche termiche, cioè da un punto di vista evoluzionistico può Comunque essere quello. si parla sempre di un'emostasi, no? Cioè comunque Sì. l'adipocito è solo fatto per rimanere comunque pieno. Sì. Quindi dal momento che Sì. tu vai a togliere, diciamo, la parte grassa dell'adipocito, comunque quello si svuota, comunque l'acqua diventa, cioè l'acqua che era extracellulare va intracellulare per rigonfiare un Sì, attimino l'adipocita. E l'idea è ovviamente quella. quando tu vai a togliere l'ultima parte di acqua, a quel punto il corpo No, più cede che e l'ultima toglie parte, anche cioè proprio l'acqua dice, dell'adipocita. a un certo punto quando il corpo si arrende e vede che obiettivamente c'è una questione di, cioè nel senso, ottiene la sua omeostasi anche con bassa BF, butta fuori quest'acqua, oppure molto spesso era il motivo per cui dicevano che con i refeed sporchi di colpo si vedevano molto più asciutti gli atleti, no? Molti atleti dicevano non riesco a dimagrire, allora faccio la ricarica così velocizzo il metabolismo. In realtà dicevano che il discorso è che dopo la ricarica, col fatto che vai a lavorare sulla compartimentalizzazione dell'acqua, ributti fuori l'acqua extracellulare, perché tipicamente tanto sodio, tante cose. E poi, dopo, a quel punto, ormai è fuori dall'adipocita, inizia a smaltirle. Non mi ricordo il termine, c'era proprio il termine che era stato proposto, no, non me lo ricordo. Era water qualcosa, non mi ricordo. E vabbè, comunque questo per dire che molti atleti sono proprio dei, cioè li vedi che sono sempre morbidi e poi di punto in bianco, boom, buttano fuori tutto E quanto. lì, sai cos'è? Io lo vedo, cioè, succede spesso, cioè, succede sempre anche con me quando inizio la dieta, che magari parti subito io di solito prima partivo con un drop calorico importante, magari partivo con i carbo molto bassi, per poi dopo alzare Sì. successivamente. Però l'impatto fisico all'inizio era che sì, perdevi BF, però ti sembravi vuoto e Totalmente. grasso. Sì. Ecco, con la pelle spessa e vuoto, e dicevi, cazzo, ma com'è possibile? Lì sta a te avere pazienza, fidarti, continuare, avere pazienza. Tanti non hanno pazienza e attuano le contromisure che poi vanno a fare i pasticci. Invece Esatto. no, devi avere pazienza e assecondare il corpo. Poi, bello, poi lì dipende da fisico a fisico, però su di me io le mie risposte fisiche sono molto veloci. Capitava che magari nel giro di 2 o 3 giorni mi svegliavo e dicevo, cazzo, ma com'è possibile? Sì. Io calcolo, me lo E ricordo ancora, ho registrato un video il lunedì che pesavo 85,4 ed era l'ennesimo giorno che stavo sempre là col peso, però vabbè, continuo, cioè nel senso me l'aspettavo, dico mo da un momento all'altro troppa, troppa, troppa. Il giorno dopo pesavo 83,2, 2 kg in una notte. A fine settimana ero 4 kg sotto, stavo tipo su 81, una roba del genere. Così. A un certo punto butti via, cioè stai sì. settimane così, poi asciughi tutto quanto. E poi da là ho perso tipo 1 chilo a settimana, una roba del genere. Infatti là ho iniziato a dire, Steph, easy, easy, iniziato, iniziato. E Ma l'ha preso proprio in parola, cioè sì. proprio l'ascoltate, no? Ma c'era un problema di comunicazione, mi sa. Secondo me deve imparare tipo il tedesco, lui che è L'austriaco, sì, credo, sì. austriaco. Infatti gli ho detto siamo tipo Arnold e Columbu. Parliamo in inglese, io sono italiano, tu sei austriaco.